Cari amici a casa, eccoci in onda per una puntata sensazionale. Mettetevi comodi, ovunque voi siate, sul divano, sulla poltrona, per terra, sui muri di casa, perché sta per arrivare la puntata numero 382 e a fianco voi una bella e frizzante bibita. Dall'autodromo di Monza ritorna 90 secondi a tutto gas. Travel Guide, i vostri viaggi rivisti in TV. La bella stagione ci porta a leggere e quindi alza il volume. Ma sì, prendila così. Copie, comunicate bene. Io lo so che tu lo sai, spazio alla cultura. Dorothy le sa tutte. Enzo Antinoro in To Be Continue. Torniamo a Monza, in un posto incantevole perché 90 secondi a tutto gas ci regala... La settimana scorsa siamo stati nei box del team Rosmarg Ghinzani. Adesso lo stesso team ci porta in pista. Andiamo! L'Autodromo Nazionale di Monza è il terzo circuito permanente più antico al mondo, dopo quello di Brooklands e Indianapolis. Lunghezza 5.793 metri, 11 curve e fu inaugurato nel 1922. E proprio sul circuito di Monza fra poco avrà inizio gara 1 del Carrera Porsche Cup 2018. Tutti nei box si danno da fare con gli ultimi preparativi, i piloti sono quasi pronti e quando mancano 30 minuti alla partenza le auto vengono schierate in fila davanti ai box. Una gara che dura 28 minuti più un giro. ...22 auto sulla griglia di partenza... ...e 22 piloti che spingono al massimo le loro Porsche. Un campionato unico e spettacolare. Gara finita, sono con Luca. Luca, raccontami cosa è successo. Sono partito tredicesimo, i primi giri sono successi un po' di casini davanti... Ho cercato di stare lontano dai problemi, ci sono riuscito e alla fine dai, un buon sesto posto, adesso vediamo con le penalità. Sono già quinto, ma adesso vediamo se danno ancora qualcosa. Hai dato veramente tutto il gas che avevi? No, sì, ci ho provato. Ne avevo un pelo, però dai, lo tengo per domani. Ok, grande. Grazie Luca. Vi avevo promesso 90 secondi a tutto gas, a tutta velocità, e così è stato. Un box fantastico, una gara fantastica, emozione pura. Alla prossima! 90 secondi a tutto gas e start! Amici a casa, quanti di voi vanno in vacanza durante l'anno e documentano quello che accade? Il buon Cosimo e Rossella, che è un bel peperino, ci hanno raccontato la loro vacanza così. Tutti, oggi vi porto con me nel sito di Ostia Antica, prima colonia romana fondata dal re Anco Marzio nel VII secolo. Come centro commerciale e portuale e grazie alla sua posizione strategica fu legata strettamente all'approvvigionamento di grano per la capitale. È uno dei siti archeologici più visitati d'Italia.
Ostia Antica detiene un primato insieme a Pompei e uno dei siti archeologici più grandi al mondo. E pensare che più della metà di questa meraviglia è ancora sepolta, tutta da scavare e da scoprire. E adesso parliamo di libri, perché Lorenzo Beccati, per Alza il Volume, questa settimana ci consiglia... Ebbene, la Sigletta ha ragione, siamo ad Alza il Volume. Oggi alzeremo due volumi davvero diversi tra loro, ma ugualmente interessanti e divertenti. Il primo è questo: come organizzare una crociata. Ebbene, come dice il titolo, è proprio un libro esplicativo che ci racconta come venivano organizzate le crociate, che erano imprese davvero titaniche, erano migliaia di persone che si spostavano verso l'Africa, verso il Santo Sepolcro, per cercare di liberarlo, insomma. A Genova, per esempio, c'è la famosa Commenda di Pre, dove i pellegrini si fermavano, cercavano magari di rifocillarsi, di tornare in forze e alcune volte di guarire, per poi prendere il mare e andare appunto alle crociate. Il secondo libro si chiama See You Later ed è una frase tipica di un grande caratterista del cinema italiano, Guido Micheli. L'avrete visto veramente in un mare di film, faceva soprattutto il Cumenda, il famoso Cumenda milanese, ed era un personaggio della vita notturna milanese conosciuto e amato da tutti. Ebbene, qui in questa biografia viene raccolto ogni singolo momento di questo attore, i suoi tormentoni, i suoi modi di dire, che hanno fatto veramente epoca. A Milano per un sacco di tempo si diceva il Neca, per esempio, per dire il cane. Lui stesso veniva chiamato il Dogui, perché era Guido, cioè questa inversione di lettere aveva poi fatto scalpore e per anni moltissime persone a Milano parlavano in questo modo. Comunque ve lo consiglio perché è un grande attore, forse è il caso ancora di ricordarlo. Mi raccomando, Alza il Volume e alla prossima. Dal 1922 l'originale panettone basso, con glassa fatta a mano alla nocciola Piemonte. Galup, sapore familiare. La settimana scorsa, vi ricordate, lui ci ha parlato di stress. Abbiamo risolto, abbiamo capito, abbiamo cercato di capire, è stato molto chiaro. Ma questa settimana Gianluigi Sarzano ci parla di coppie, come dialogare in coppia senza arrabbiarsi. La buona comunicazione nella coppia. Molti pensano che saper comunicare sia soprattutto l'abilità di trasmettere le proprie idee al prossimo, di persuadere, e questo ci sta. Ma saper comunicare è soprattutto l'abilità di comunicare al meglio con se stessi. Tutto ciò che noi pensiamo in qualche modo traspare, nella coppia ancora di più. Scherzando io dico sempre, se mangi aglio non esce mughetto. Per avere un buon rapporto di coppia è indispensabile quotidianamente parlarsi, raccontarsi, confrontarsi e anche discutere. Anche le discussioni rientrano nel perimetro della comunicazione. E poi si comunica non solo con le parole, ma anche e soprattutto con l'atteggiamento, l'ascolto, le attenzioni, il sostegno. Ecco quindi alcuni suggerimenti. 1. Ascoltare. Oh, che verbo importante! Ascoltare passa attraverso i nostri 5 sensi e probabilmente anche attraverso il 6º. Quando ascolti, lo fai per rispondere o per capire il tuo partner? Ascolta non solo con le orecchie, ma anche col cervello e soprattutto col cuore. 2. Entusiasmo, positività. L'entusiasmo è l'energia rinnovabile più potente e nella coppia è una parola d'ordine. Orientarsi alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Aiutare il partner nelle scelte è fondamentale. E poi, cosa ancora più importante, nel dialogo. Parla con chiarezza ma senza critica. La comunicazione non è una gara. 3. Fiducia. Esprimere fiducia. La fiducia è la colonna sonora di una relazione. È il clima che ci permette di esprimere al meglio, oppure no,
noi stessi. Quando sappiamo che c'è fiducia, diamo il nostro massimo. Senza fiducia non esiste relazione. 4. Assertività, non accuse. L'assertività è la capacità di esprimere appieno i nostri pensieri, senza aggredire, mai accusare, mai biasimare o peggio ancora, scadere nel sarcasmo. Evitare quelle forme assolute tipo tu sei, tu fai e magari sostituire con in questa situazione forse sarebbe stato meglio che. 5. Condividere sogni ed obiettivi, divertirsi insieme. È quasi un obbligo. Spesso in una coppia si parte divertendosi insieme e finisce dimenticandosi quella parte, condividendo soprattutto bollette e problemi. Come in una squadra, stare bene insieme e costruire è fondamentale. 6. Responsabilità. Assumersi la propria parte di responsabilità nella comunicazione è determinante. Responsabilità è molto più di una parola. È un concetto che fa la differenza. E infine, semplicemente, abbracciarsi, baciarsi, riscoprire il piacere di stare bene insieme. Diamo la linea subito a Dorothy Polito, che ci parla di un argomento culturale molto, ma molto, ma molto interessante. Signori, tutti in piedi, il Colosseo. Meravigliosi di TG Evans Television, un bacio grande subito a Luca e Marco. Eccoci qua di fronte a un nuovo monumento, di fronte al Colosseo, l'anfiteatro più grande e più famoso del mondo. E siamo qua con il nostro pubblico come al solito, che sta sopra, sotto, di lato. Bravo pubblico! E Sasha, il nostro occhio, il nostro operatore. Guardate Sasha, adesso ve lo faccio vedere. Ma torniamo a noi, parliamo di cultura, perché il Colosseo rappresenta la storia dell'Italia, rappresenta la storia del mondo. Andiamo a vedere se i romani ne sanno qualcosa. Il Colosseo, okay. Giusto? Perché si chiama Colosseo? Ah, ottima domanda. Non lo ricordo. Perché vi fate questi domani? Perché vi fate questi domani? Non capisco. Siamo davanti al Colosseo. Perché si chiama Colosseo? Perché accanto c'era il Colosso di Nerone e è stato abbattuto con l'avvento della dinastia dei Flavi e è stato costruito nel 72. Ah, ok, bravissima. Sono presi dai video che stanno facendo al Colosseo, ma adesso vediamo se ne sanno qualcosa del Colosseo i ragazzi qua. No. Perché si chiama Colosseo? Sei di Roma? Non lo so. Ma tu sei il loro cicerone. Perché si chiama Colosseo? Non lo so perché si chiama Colosseo. Perché? Chiedi all'operatore. Sì. Si chiamava così appunto perché qui vicino si era situata una statua di colossale che era appunto chiamata la statua di quello. Così, l'anfiteatro Flavio è l'anfiteatro più grande del mondo. Fu poi chiamato Colosseo, sia perché nel Medioevo, siccome la grandezza veniva chiamato appunto Colosseo come una cosa grandissima, quindi, e sia perché c'era una statua, il Colosso di Nerone, che prima stava davanti al Colosseo. Oltre a battaglie tra gladiatori, qua il Colosseo veniva anche usato per fare le battaglie navali. È stato costruito in meno di 10 anni. Anche oggi abbiamo distribuito dei momenti di gloria, siamo felicissimi, grazie a tutti, al pubblico. E a Sasha, il nostro occhio, un bacio, siete tutti meravigliosi, alla prossima! E con grande dispiacere che do la notizia a tutti i nostri telespettatori a casa, purtroppo, e ribadisco purtroppo, la puntata 382 finisce esattamente qui. Noi ci rivediamo però, guardate il sorriso, la settimana prossima. Vi ricordo che siamo sempre in onda su tgevents.it e se volete scriverci, noi rispondiamo info@tgevents.it. Ringraziamo l'emittente che ci sta ospitando in questo momento e noi ci rivediamo la settimana prossima. Con gli occhiali? Vale doppio, eh? Ciao, maragnau, gnau!